Bruciando in diretta l'ufficio. No, ho sputato. Che ridere se sì. Cioè, non riderei. Ciao ladies, benvenuti in un nuovo video, benvenuti nel mio canale. Oggi sto girando il mio primissimo video dal nuovo ufficio, che è ancora un po' vuoto, quindi io temo tantissimo che ci sia tanto eco. E probabilmente è così. Nel video di oggi volevo condividere i regali di compleanno che ho ricevuto, che mi sono autoregalata. Uno perché penso di aver ricevuto delle figate, quindi se le trovo ve le linko anche perché ovviamente alcune le ho già utilizzate, provate, tutto, e me ne sono innamorata e quindi ve le volevo proprio consigliare. Altre sono nuovissimi arrivi, altre sono cose che volevo da un sacco di tempo e altre ancora mi hanno super sorpresa. Quindi non vi dirò chi mi ha regalato cosa ogni volta, però in questo video vi farò vedere un po' i regali che ho ricevuto. Lo sapesse, io sono nata il 28 dicembre, quindi questo video sarebbe potuto arrivare a gennaio. Quello che rimandavo sempre erano i miei autoregali, perché in particolare volevo una borsa nera da viaggio, tantissimo, tantissimo, tantissimo. Ho fatto ricerche su ricerche, vi ho chiesto su Instagram di consigliarmi dei modelli, alcuni li ho scartati perché troppo costosi, essendo io anche una persona un po' goffa, cioè mi cadono spesso, soprattutto mi sbrodolo quando mangio, e non volevo una borsa da viaggio che so che si rovinerà tendenzialmente. Troppo costosa, però devo dire che alla fine ho seguito comunque i vostri consigli e questa è stata, diciamo, la cosa che ha ritardato un sacco questo video. Non so da cosa, anzi, so da cosa iniziare. Rido tantissimo perché in questa busta c'è il toppino che oggi avrei voluto indossare nel video. Sapevo già che comunque avrei voluto il verde, ma si gela da morire nel nuovo ufficio. Abbiamo i termosifoni che si accendono dalle 5 di pomeriggio e noi ci veniamo dalla mattina alle 5 di pomeriggio fondamentalmente, quindi iniziamo con un pezzo che mi è piaciuto tantissimo. Rimaniamo nel verde, rimaniamo nel vestiario. Questo pezzo è un pigiama, un set di Oysho, e volevo comprarlo anche almeno in un altro colore. Cioè, un materiale morbidissimo, cioè tipo è il pigiama più morbido che io abbia ed è fatto molto semplicemente e non è nemmeno troppo spesso. Cioè, si vede che non è troppo spesso, ma tiene ben caldo. Scende semplice, cioè come un classico, diciamo, pigiama, sembra anche una maglietta, cioè volendo può sembrare anche un set. E il pantalone è elasticizzato sopra e largo sulle caviglie, cioè non va a restringersi. Ho visto sul sito che c'era anche in celeste, e voi direte, ma come hai visto sul sito? Allora, alcuni regali quest'anno, devo dire, sono stati un pochino indirizzati, un pochino tipo, guarda, comunque ci sarebbe quella cosa lì. Madonna, c'è un'ansia che ci sia un eco incredibile. Quindi questo era il primo regalo, super amato, c'è in diversi colori e io penso che l'altro colore che voglio prendere è il celeste, c'è anche blu scuro, mi pare nero, vari. Ci sono ben poche cose che non ho qui, però una la voglio dire subito perché è legata anche a questo pigiama. Io e il mio fidanzato abbiamo ricevuto delle ciabatte Twinsies con sopra le foto di Buddy e Bree. Quando abbiamo aperto i regali, io e Nicola abbiamo detto no, vabbè, adoriamo. Parlando di Nicola, vado a pescare scatola molto carina di Swarovski. Swarovski negli ultimi anni ha fatto un rebranding pazzesco e mi piace praticamente qualsiasi drop faccia. Questa linea qui con gli orecchini che io vi ho anche consigliato nelle idee regalo 2022 per Natale. Questi qui io me li sono comprati, li amo, sono a forma di cuore con la testa proprio del cigno classico di Swarovski. Esistono anche oro rosa e ho visto che per Natale erano usciti in rosso. Molto belli, però vabbè, questi argento rimangono i miei preferiti. E Nicola mi ha preso la collana abbinata. E infatti me l'avete vista indossata sicuramente svariate volte, anche con gli orecchini proprio a parure. Brillano tantissimo, mi piace da morire. La cosa che ha fatto in realtà molto ridere è che lui era convinto che invece di avere gli orecchini d'argento io li avessi oro rosa e quindi mi aveva preso la collana oro rosa, ma se ne è accorto nel momento in cui siamo andati da Swarovski per fare i regali di Natale e ho fatto a mia mamma un paio di orecchini lì e io sono passata davanti a questa collana e ho fatto sempre hint, no? Tipo, questa è quella proprio che, cioè, sarebbe perfetta come regalo e lui rimane ma argento e io morta perché poi me l'ha detto e praticamente ha fatto il cambio, quindi non è stata super sorpresa, però sono molto molto contenta di averla e molto contenta di avere il set. Questo set comunque me lo avete visto indosso spesso e mi avete chiesto spesso dove poterlo acquistare sia in negozio Swarovski che sul sito, ma anche su Amazon, quindi sicuramente di questo vi lascio il link. Anzi, io gli orecchini li ho comprati su Amazon. Passiamo a un regalo di brand che mi ha fatto Yepoda, mi ha mandato questo set proprio come pensiero natalizio e praticamente è un set made in Corea
con scritto The Lady per Yekoda, e c'è questo cucchiaio che è perfetto, diciamo, da anche ramen, brodini, e poi le bacchette. E queste bacchette sono proprio quelle coreane, che sono diverse da quelle giapponesi, ce le spiegavano quando siamo andati lì, e sono fatte anche, cioè sono parecchio quasi taglienti, no? Sono rettangolari, non sono rotonde, e vanno bene a spezzare anche quello che stai prendendo, quello che stai mangiando. Io sono stata a maggio dell'anno scorso, il 2022, in Corea proprio con Yekoda, è stata un'esperienza stupenda. È stato un pensiero veramente, veramente bello, che quando l'ho visto ho detto che cosa originale da regalare, e super in linea con la collaborazione che abbiamo avuto, quindi molto molto apprezzato. Questo è un regalo che mi ha cambiato le vacanze di Natale completamente. Io adoro i giochi di società, spesso faccio serate con i miei amici, con mia sorella eccetera, dove giochiamo a giochi di società, mi piace comprarne di nuovi, li proviamo e tutto quanto. Questo che mi è stato regalato al compleanno è un gioco di società tascabile, portatile, e quindi abbiamo deciso di portarcelo anche giù in Calabria nel periodo natalizio. L'abbiamo finito, cioè non è un gioco che si finisce e poi non ci puoi più rigiocare, però è un gioco dove ci sono varie carte, ok? E noi le abbiamo fatte tutte, io e Nicola, con un sacco di persone, cioè sappiamo le risposte ormai di tutto, e quindi dobbiamo aspettare un bel po' per poterci rigiocare. Allora, ve lo spiego in breve, è troppo carino, questo è tipo spopolato dove è stato inventato, in Svezia. Ci si divide in due squadre, questa parte sopra del tabellone vedete che è tutta a righe, ogni righina è un punto, e ogni volta che praticamente la pedina fa un giro completo, quella squadra ha vinto il gioco. Poi se uno vuole si ricomincia a giocare. Come li spiego di merda i giochi? Allora, ci sono quattro cose che si possono fare, e ovviamente sono random, dipende da come capitano le carte: mimare, cantare, parlare o disegnare. Ad esempio qui mima cose che può fare un cane, ok? Quindi qui c'è la prima cosa in bianco, è diciamo l'ambito: mima, disegna, canta, parla. La cosa che c'è scritta sopra in celeste è ovviamente il micro argomento, cose che può fare un cane. Qui dietro, un po' come una sorta di tabù, oddio è lungo da spiegare così, tocca a me ad esempio, e io alla mia squadra devo far indovinare tutte queste cose che sono scritte qui dietro, che sono tutte cose che può fare un cane, gliele devo far indovinare mimando, perché così mi dice la carta, e loro le devono dire in maniera precisa. Qui ad esempio c'è scritto rotolarsi, ok? Quindi io magari mi butto per terra, rotolo, e loro dicono rotolarsi, e quindi hanno indovinato. Però c'è anche una parola rossa, che in questo caso è sedersi. Quindi se io quando vado giù per rotolarmi dicono sedersi, perdiamo dei punti. Ed è molto carino. Molto carino, ve l'ho spiegato velocissimamente, ma ci si diverte un botto, e ci sono anche un sacco di reference che arrivano agli ultimi anni, perché ci sono delle domande anche dove esce tipo Mahmood, cantare delle canzoni dove c'è anche lui. Quindi mi ha fatto capire che è un gioco anche molto molto recente, e io spero che esca un'espansione, perché appunto queste carte io e Nicola le sappiamo a memoria, le abbiamo mangiate. È un gioco che è piaciuto a tutte le persone con le quali ci abbiamo giocato, un uomo follemente. Poi appunto è tascabile, cioè non occupa tanto spazio, ed è uno di quei giochi che ti puoi portare sempre con te. Vabbè, ma era palese che mi cascassero le carte, cioè era quotato, cioè proprio bassissimo. Se avete visto il video dove io e Deborah ci scambiamo i regali di Natale, saprete che mi ha regalato un libro che è Rap, storia del rap di Paola Zucar, manager di alcuni dei più importanti rapper in Italia, ed era uno dei due libri che volevo tantissimo comprarmi, e che quindi le persone poi mi hanno detto tipo ok, non ti comprare niente di quello che vuoi, perché mo ci sono i regali. Un altro dei libri che c'era nella mia lista è questo qui, Fashion Confidential di Mariella Milani, quello che nessuno vi ha mai raccontato sul mondo della moda, che non vedo l'ora di leggere, sto finendo però rap adesso. E praticamente questo qui nasce, a parte che la copertina mi piace tantissimo, con questo buco della serratura rosa, è un libro sulla moda, storia di alcuni dei più importanti stilisti, a capo delle più importanti case di moda. Mariella Milani è una giornalista di moda, che ha vissuto e anche incontrato alcune delle personalità più importanti di questo ambiente, e io l'ho scoperta grazie al suo podcast Fashion Confidential. Sapete che mi piacciono molto i podcast, ve li consiglio anche, e Fashion Confidential mi è piaciuto tantissimo, solo che è tipo finito adesso, ha fatto le ultime puntate, sono delle tipo interviste con alcune persone, ma Fashion Confidential, dove che ne so, una puntata parla di Armani, una puntata parla di Prada, una puntata parla di questo, sono finite, e quindi ero curiosa di leggere il libro e avere qualcosa in casa da poter sempre
dalla quale poter andare sempre ad attingere, diciamo. Non vedo l'ora di leggerlo, anche perché poi in generale voglio leggere tanto quest'anno come ho anche iniziato a fare l'anno scorso. Parliamo adesso di copricapi. Io penso sempre che tutti i cappelli del mondo mi stiano male, però questo beanie beige potrebbe... Che dite? Raga, ditemi che mi sta bene per favore, perché io ho veramente il complesso ed è una cosa che fa ridere nella mia coppia perché ha lo stesso complesso il mio fidanzato. Io non so come è possibile, a me tutti i capelli mi stanno di merda. Cioè, non piccoli, grandi, cioè proprio male. Sarà per la mia conformazione facciale? Non lo so. Che sono un po' più squadrata, no? Un po' più... Non lo so, strano. Però questo qui non mi dispiace, devo dire. Come beanie è abbastanza... corto, carino, il colore mi piace tantissimo, è proprio un grege e quindi questo qui poi tra l'altro anche molto utile visto che sta facendo un cavolo di freddo incredibile. L'altro copricapo invece me l'ha regalato quella pazza della mia amica che non si è regolata e mi ha preso da Max Mara il paraorecchie Teddy dello stesso colore del mio cappotto Teddy. L'anno scorso mi sono regalata il cappotto di Max Mara Teddy, che è appunto così. Cioè, avete presente poi tutti i Teddy che avete visto in giro? Ecco, Max Mara è quello che ha fatto l'originale, The One, quello che troverete sempre in Maison perché è iconico del brand. E queste qui sono dello stesso colore del mio, tengono veramente caldo e quando metto anche il cappotto stanno benissimo, però stanno bene anche quando non metto per forza il cappotto di Max Mara. Ma stanno a fare ancora i lavori? Comunque, non si è regolata, non lo doveva fare, questo non è stato per niente un regalo richiesto, ma anzi un regalo che io... Cioè, io sono andata con lei al... non mi ricordo che... un evento di Natale per la presentazione di alcune cose, ci siamo provate un po' di roba e io poi ho visto queste dal vivo che già le avevo intraviste, ho detto no, vabbè, troppo carine, ho chiesto alla signora quando sarebbero iniziati i saldi se potevano andare in sconto, insomma, ero proprio rimasta, ho preso il numero della signora, ero proprio rimasta che sarei tornata io in negozio a comprarmele, e invece la mia amica no, ha dovuto fare la pazzerella, me la dovete prendere lei. Tanti regali di Natale, è inutile che ve li faccio vedere, perché alcune cose le ho anche messe via, regali di Natale legati al Natale, tipo mamma mi ha fatto anche un sottopentolo tutto di Natale, tutto carino, però insomma è un po' fuori stagione. L'unico che volevo troppo farvi vedere era questo qui, perché sapete che io sono anche... ogni tanto mi metto così in cucina, no? E poi facciamo la Christmas cena. L'anno scorso non abbiamo fatto il ringraziamento, ma l'anno prima sì e lo rifaremo quest'anno. Cucino un po' e mamma mi ha regalato questo. Per me è tutto. Col fiocchettino! Madonna, mi sento così a disagio con questo eco. Cioè, mi sento super a disagio, sento che tipo le persone odieranno questo video. Se sentite eco, ovviamente penso lo sentirete, però spero non sia troppo troppo fastidioso e in caso se volete mandarmi a quel paese, fatelo con gentilezza, perché già vi giuro mi sento io super in ansia per questo eco, ma cioè in realtà non sappiamo ancora cos'altro mettere qui dentro. Cioè, dobbiamo riempirlo questo spazio ancora, perché così non va bene, lo so. Chiusa parentesi. In realtà volevo far vedere anche un'altra cosa di Natale, mi sono ricordata adesso, del mio amico Marco che ha preso a Venezia, perché lui è andato proprio lì per Natale, ha visto questa pallina, mi ha pensato e ha detto, ma sai cosa? Gliela voglio proprio regalare e ha fatto molto bene. Io amo le palline particolari di Natale, per l'albero ovviamente sto parlando. E questa qui mi ricorda, cioè raga, ditemi se non vi sembra il Grinch. A me sembra la pallina di Natale del Grinch. A parte che è bellissima e in vetro è anche molto delicata, quindi avete visto, io ho già fatto cadere le carte, vi ho detto che sono una sbadata, quindi deve, insomma, resistere per molto tempo con me. Io ho già l'ansia, ovviamente, però è stupenda. Ha tutte queste sfumature di verde. Prima di parlare di profumi, perché ci sono un po' di regali legati a profumi e profumazioni, prendiamo questa qui. Perché questa qui è appunto la borsa che mi sono regalata, che era proprio il regalo che volevo e che ho scelto con molta, molta, molta pazienza, valutando un sacco di borse differenti e non è detto che comunque alla fine rimarrà l'unica perché nel corso della mia ricerca ho visto varie borse che mi piacciono. La Longchamp, se non la conoscete come tipologia di borsa, innanzitutto è una borsa che ho sempre visto tantissimo quando andavo al liceo ed è un marchio che comincia ad essere comunque nel lusso, nel luxury, ma che è ancora molto accessibile perché io questa borsa l'ho pagata 100-110 euro. Cioè, non è quel lusso dove vai da Prada e ne devi sborsare migliaia di euro. Io non avevo la possibilità neanche di prendermi questa quando ero al liceo, quindi non ce l'ho mai avuta. Ho sempre visto le mie compagne di classe averla. La ritenevo molto carina, però non è stata neanche un mio oggetto di desiderio.
devo dire, negli anni. Poi adesso invece che appunto sono andata a riguardarla, vi ho chiesto consiglio su borse da viaggio, tantissime persone mi hanno detto la Longchamp comunque per i viaggi, cioè proprio quello è il suo scopo proprio principale. La sto aprendo con voi perché l'ho comprata e non l'ho più aperta. Ho scelto la Longchamp nera con i dettagli neri. La più famosa è quella con i dettagli cuoio e con, può essere qualsiasi colore, credo la più famosa in assoluto, almeno anni fa quando andavo al liceo io, era quella celestina con il cuoio, color cuoio. Quella era la più famosa, non la prenderei onestamente come colori, avrei preso o la nera col cuoio, mi piace molto anche la beige con il cuoio, o questa tutta quanta nera, e poi ho valutato anche quella tutta quanta arancione, che fa parte tra l'altro, c'è cioè questa nuova linea con diciamo la colorazione del cuoio e la colorazione del nylon dello stesso colore, che fa parte di questa linea green dove si utilizzano i materiali riciclati. Questa è come, cioè praticamente la borsa come la vedete, perché è richiusa, si apre da qui con il bottone e si allarga, credo sia la large questa qui, esiste più piccola sicuramente, forse anche di due versioni più piccole, esiste più grande, esiste anche con la tracolla proprio grande grande, questa però è da spalla, vedete che qui i manici sono belli grandi, quindi basta, no, cioè nel senso non mi serviva anche la tracolla, è ipercapiente e si adatta a quello che dovete mettere all'interno, quindi questo è stato il mio autoregalo pensato. Alla mia follia ci arriviamo dopo. Passiamo ai regali profumosi che vi dicevo. Per Natale, allora qualcuno di voi potrebbe aver visto questo qui, perché è stato il regalo che mi ha fatto Mimmi al nostro Secret Santa. Cioè in realtà Ale. Ogni anno facciamo il Secret Santa, cioè vuol dire che ci regaliamo, ci scambiamo dei regali, ma non sai da chi lo ricevi, sai soltanto a chi lo devi fare. E io ho ricevuto questo qui, questo set, che profuma di chai tea latte, non so se l'avete mai provato, è un profumo estremamente invernale, speziato, molto buono, e all'interno c'è un doccia gel, una crema mani e una lozione corpo. Poi questo anche mi piace tantissimo, è un pensiero che ci ha fatto un amico, sia a me che a Nicola, infatti qui c'è inciso EEN, tutto in corsivo, non so se metterla tipo nello sfondo qui, mi sembra un po' più esteticamente che potrebbe essere carina in un ambiente come il mio bagno, quindi forse me la metterò lì, però per adesso la teniamo lì, eh? Qui la metterò lì, ma per adesso la teniamo qui, anche perché è così carina che io non penso la accenderò mai veramente. L'ultimo profumo invece è arrivato ed è proprio un profumo, e da quando l'ho messo praticamente entro in una stanza e tutti mi chiedono cosa stai indossando, credo che sia anche il mio primo profumo di nicchia. Dico di nicchia tra virgolette perché è stato praticamente uno dei primissimi profumi di nicchia a diventare virali, e quindi forse è quello tra i profumi di nicchia meno di nicchia. Avete capito il discorso? Sto parlando di Montale ed è Intense Café. Sì, c'è il caffè all'interno di questo profumo, ma principalmente è dolce. Cioè, vi devono piacere i profumi gourmand perché è molto molto dolce. Però non lo trovate tipo da Sephora o nelle profumerie standard. Si trova nelle profumerie che hanno anche profumi e linee di nicchia, si dice appunto. Andatela a sentire dal vivo perché è una profumazione buonissima se vi piacciono quelle dolci. È il mio nuovo Guilty Pleasure. Praticamente se mi trovate da qualche parte in questi giorni, se mi incontrate, io sto indossando sicuramente lui. Un regalo che devo ancora iniziare a utilizzare, ma non vedo l'ora, è questo che mi hanno regalato per... Allora, sapete che nello swap Debs mi ha regalato la Switch quest'anno con Pokémon, quindi la mia fissa è andata completamente su Pokémon. Due mie amiche mi hanno regalato questo che è Zelda, e io quando ero piccola un altro gioco con il quale ero fissata era Zelda, Pokémon Zelda, Nintendogs, il professor Layton. Ho praticamente finito Pokémon, stavo un po' girando per cercare di completare anche l'endgame, però è bello lungo l'endgame, quindi insomma lo completerò nel tempo, e adesso inizierò proprio Zelda. Fatemi sapere, domanda mystery di questo video, se voi giocate a qualche gioco che sia da Nintendo Switch, PS5, Xbox, qualsiasi cosa. So che ora è uscito tipo l'ultimo gioco di Harry Potter per PlayStation 5 e ha sfondato tipo dei record di vendita, quindi fatemi sapere se giocate, e anche giochi di società, perché appunto qui vi ho consigliato Hint, ma ve ne potrei consigliare tantissimi altri perché sono una grande fan. Voglio un po' sapere a che cosa giocate, se siete dei giocatori sia di videogiochi che giochi di società, che cosa mi consigliate che magari non ho e che devo assolutamente recuperare. Siamo arrivati alla fine, quindi manca soltanto la mia follia. Nasce tutto da: volevo una borsa bianca. E ho anche pensato, la mia borsa nera, quella da viaggio che volevo tanto, era il mio autoregalo di compleanno, che poi ancora prima, se qualcuno di voi segue i calendari dell'avvento, il mio autoregalo di Natale sarebbe dovuto essere il calendario di Dior, perché io pensavo onestamente sarebbe stato un calendario fighissimo e costava 500 euro, cioè 5 volte mi potevo comprare 5 borse
Longchamp che vi ho fatto vedere prima. Follia. È stato una merda assoluta, quindi poi mi sono guardata e ho detto no raga, cioè questo non può essere il mio regalo. Il mio regalo deve essere qualcosa che mi fa stare bene, serena, che mi piace e che uso. Cioè qui non c'è niente, cioè praticamente non ho ottenuto quasi nulla di quel calendario, due cosine, ma... E quindi ho detto ok, la borsa mi serve, me la faccio come Natale e volevo anche un regalino di compleanno, perché no? Volevo prendere una borsa bianca da tanto tempo, da utilizzare un pochino in generale, sia agli eventi che in giro. Da sera e da giorno sarebbe stato proprio un goal incredibile. Credo di averla trovata. Il marchio Diesel è il marchio Diesel, quello che conoscete da tanto tempo, ma che ultimamente ha fatto rebranding. E infatti stavo constatando che dovrebbero cambiare anche le buste. Perché sembra che ho fatto un po' shopping da Zara. Avete visto quella di Longchamp? La busta questa con il cordino qui sopra. Cioè, tutta un'altra storia. Anche perché queste borse le ho pagate anche di più, molto di più di quella che ho preso da Longchamp. E secondo me i prezzi di Diesel tenderanno ad aumentare ancora di più. Quindi tutto ciò che è anche attorno al brand deve comunicare questo rebranding sul fashion di lusso, secondo me. Quindi devo prendere una borsa. Prese due. Beh, così si capisce. Non... Cioè, qui, diciamo, è chiusa dalla plastichina ancora, ma non la apro. Questa è la bag che ho preso. Secondo me sta benissimo sia da giorno che da sera. L'ho vista ora che sono stata a Sanremo su Lollo Barollo, che aveva quella nera. Mi è piaciuta subito e si può portare sia così a mano e spalla, perché è abbastanza grande il manico, sia questo manico si può rigirare sotto e c'è anche la tracolla all'interno, quindi si può mettere proprio a tracolla. È abbastanza capiente, cioè non è minimamente una micro bag. Telefono, chiavi, metti tante cose qui dentro. Già che ci metti il telefono capisci che non è una micro bag, perché le micro bag sono quelle che proprio il telefono te lo sogni. Questo logo qui davanti è tutto quanto lucido e la borsa è liscia, che è un po' una cosina che mi spaventa, perché le lisce dicono tendenzialmente si rovinano più facilmente, però la volevo bianca, non trovavo nulla che mi piacesse così tanto. Ho cercato un sacco l'anno scorso in estate, perché poi in estate è ancora più bella bianca. Ho cercato anche in negozi che costano molto di più, ho provato tutte le bianche che aveva Prada per capirci, però non c'era quella che mi aveva proprio convinta. Invece questa mi è piaciuta da subito. Però quando sono stata in negozio, anche già sul sito, c'è stata questa cosa strana. A me le borse rosse non piacciono, non mi hanno mai ispirata, non mi hanno mai chiamata. Come ho visto questa rossa metallizzata, mi hanno detto anche che poi è una limited edition, io me la sono immaginata subito, cioè me la sono immaginata subito negli outfit bianchi e neri, negli outfit neri, negli outfit dove c'è magari anche del grigio, e non sono riuscita a resistere. C'era anche uno sconto del 10% come primo acquisto, quindi nel totale ho pagato tipo 80 euro in meno, quindi insomma mi ha incentivata a fare adesso l'acquisto. Il fatto che i prezzi potrebbero aumentare mi ha incentivato a fare l'acquisto adesso. No vabbè, qua ho già scartato anche il manico per farlo vedere a Nicola. Ho ancora il logo chiuso, l'apriamo? No, mamma mia. No, cioè io innamorata. Anche questa a mano, spalla e tracolla. Questi regali dal primo all'ultimo, che me lo sono proprio scelto in negozio, ma tutti mi hanno sorpresa, mi sono piaciuti tantissimo, cose che già sto utilizzando da tempo. Cioè proprio le ho amate, ve le consiglio e ringrazio tutte le persone che mi hanno fatto pensare, che hanno pensato a me e che mi hanno regalato queste cose in generale. Tutti quelli che hanno soltanto anche un pensiero, però quest'anno, cioè delle cose talmente azzeccate, io non faccio tutti gli anni questo video, l'ho fatto in passato, ogni tanto è capitato, però quest'anno ho proprio detto no, devo far vedere queste cose, perché più che un video comprarne è tipo un haul per farvi vedere cose che mi sono piaciute tantissimo, che vi consiglio. E quindi questi erano tutti i miei regali di compleanno e qualcosa anche di Natale. Spero di avervi tenuto compagnia in questo video, vi aspetto come al solito su Instagram e TikTok, qui sotto dei video magari da recuperare se li avete persi, e noi ci vediamo al prossimo video. Bye ladies, see you soon.